Sentiremo adesso qualcosa che vi sorprenderà. Autore Michelino Novaro, l'autore del nostro, il papà del nostro inno, il quale, come tanti altri musicisti, riempiva l'altra parte della musica del Risorgimento. Noi possiamo conoscere i teatri, conosciamo le piazze, conosciamo le bande, manca un posto, il salotto, la musica da salotto, la musica da camera, nel senso da stanza, quella in cui c'era il pianoforte con la solita ragazzina adolescente così, che suonava e si ballava. E questo è il lavoro, gran polca nazionale. Vi devo dire una cosa, nazionale, guardate, nel nostro Risorgimento ci saranno almeno 1500 brani, Maurizio, diciamo così per difetto, che hanno in partitura sul frontespizio inno nazionale. Ma sapete perché? Noi siamo abituati a pensare all'inno nazionale come l'unico canto simbolo di un popolo. In realtà, nel passato, inno nazionale era qualsiasi composizione che si rivolgeva alla nazione con lo stesso afflato di religiosità laica con cui gli inni sacri si rivolgevano a Dio. Ecco perché lo chiamiamo inno e non canto, ed ecco perché è nazionale, perché è verso la nazione. E qui c'è il miracolo, perché a questo punto Michele Novaro fu profeta in parte. Sentirete tra le note del ballabile improvvisamente la marcia reale seguita dal canto degli italiani. Michele Novaro aveva legato inconsciamente intorno al 1800, forse 65-66, non abbiamo la data esatta di composizione, i due simboli musicali del nostro paese. Bellissimo, godibilissimo, e adesso ce lo ascoltiamo.